Iniziamo la partita portoghese quest'oggi, prima partita ufficiale casalinga del Dream Team Sì. Under 12. Insomma, al di là del risultato, avversario importante, difficile da affrontare, però insomma è andata abbastanza bene sotto un punto di vista caratteriale da parte dei piccoli. Sì, vabbè, sicuramente è stata una partita complicata, comunque i ragazzi erano bravi ed erano anche più grandi, quindi non è stato facile, però l'atteggiamento delle ragazze comunque è stato positivo, hanno cacciato carattere, quindi va bene così. Bene, quasi tutte, ho notato insomma il portiere ha fatto degli interventi importanti anche se ha subito dei gol, però comunque si lancia, si butta insomma. Sì, Aldo veramente è un grande portiere, però c'è sempre da lavorare. Anche la 5, la 9, io adesso Sì, non hanno l'abbiamo fatto subito. veramente una grande partita. Manuela ha anche trovato il gol sul rigore. Aurora giocando molto bene. Va bene così, vedo che Sarà comunque difficile giocare insomma contro lo fa. avversari. Sì, sicuramente è un campionato che non ci aiuta Esatto. perché sono più grandi e poi soprattutto che sono maschi, Anche però ci fisicamente prepareremo. sono più Certo, sono alti. molto più Grazie. grossi, però ci prepareremo al meglio. Grazie a lei. Ringraziamo mister Del Miglio per l'intervista. Un 3-0 importante. Insomma, un commento. Beh no, sapevamo che arrivava una squadra caratteriale, come tutte le squadre classicamente napoletane, quindi sapevamo che non era una partita facile. Infatti, Cioè adesso un po' di tempo per sbloccare la partita. infatti all'inizio soprattutto non abbiamo giocato magari con i ritmi che di solito abbiamo, però insomma l'abbiamo sbloccata, poi una volta sbloccata è diventata un pochino più semplice, però tutte le partite nascondono delle insidie, quindi siamo contenti, adesso ci godiamo il Natale e poi continueremo a cercare di fare bene. Ecco, importante a Cianacampo avere una giocatrice come Pirlo e davanti un tridente veramente formidabile. Beh, abbiamo un mix di ragazze più esperte e giovani che stanno facendo una grossa stagione, quindi fare un nome magari è un po' riduttivo. E tutta la squadra, tutto il gruppo che sta facendo una grande stagione, però vogliamo continuare, vogliamo cercare di fare sempre meglio. Ultima gara girone andata a Roma, Sì. scontro diretto potrà essere forse decisivo, insomma, visto che comunque entrambi continuate a vincere. Beh, sicuramente è un passaggio importante, decisivo forse no, a prescindere dal risultato, perché comunque mancano ancora molte partite e ogni partita nasconde, come dicevo, delle insidie, però è chiaro che è uno scontro importante in cui chi riesce a fare il risultato pieno probabilmente fa un passettino in avanti, però c'è da fare tutto un giro di ritorno, quindi presto. Grazie Ministro. A voi. Ringraziamo Mister Aglielli in post gara contro il Pink Bari, insomma 3-0 finale, si è resistiti fino al 26esimo, poi è arrivato il gol del Bari. Sì, sull'unico nostro errore in fase di scivolamento, perché avevamo provato la partita in un altro modo, cioè non dovevamo concedere la profondità all'avversario, l'abbiamo fatto solo in quell'occasione e ci hanno punito, ci hanno fatto gol. Poi il secondo gol arriva su un errore di impostazione, loro hanno preso un calcio di punizione importante e ha fatto gol sul secondo palo su uno schema. Secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, abbiamo cercato di riagganciare, di riacciuffare la partita, però poi alla fine in contropiede ci hanno fatto il 3-0. Io penso che venire a Bari, concedere poco quanto come abbiamo concesso, ma soprattutto nel primo tempo sia importante se poi gli sviluppi sono positivi nel secondo tempo, dove abbiamo creato qualche tramo di gioco importante. Ha detto però che insomma tiri nello specchio della porta, non ci sono stati. Sì, non ci sono stati, da non dimenticare che oggi avevamo mezzo attaccante, avevamo soltanto Bottone, che Sara e Flavia sono fuori, avevamo Alessia che comunque non ha ancora tanta esperienza, avevamo Simona che rientra dallo stop e ha giocato 90 minuti domenica, poi aveva fatto mezz'ora con la Lazio, quindi tenere lo specchio come hai detto tu zero, però nel primo tempo forse potevamo sbloccarla noi su un'imbeccata di proprio di Beato. Ecco, è finito insomma un anno solare, come media punti come ci troviamo rispetto quasi un girone, insomma, con la giornata alla fine del girone è andato. No, va bene così, abbiamo lasciato per strada tanti punti, quindi nella seconda parte di stagione cerchiamo di fare meglio. Grazie. Eccoci con Alessandra Consola, ringraziamo per l'intervista. Grazie Gara per te dal primo minuto in campo. a voi. Sì, un miracolo. Come
come ti sei trovato sul campo, insomma? Vabbè, questa è la mia squadra da 6 anni, con Arianna comunque già ho fatto altre partite, io mi trovo molto bene. Poi il mio centrocampista di riferimento è sempre Terry, quindi non cambia. Quali difficoltà hai notato sul terreno di gioco, sul lato tuo, insomma? Loro rispetto alle altre squadre giocano molto palla a terra, scambiano sulle molto, fasce. Si incrociano, fanno molti tagli e molto movimento in campo, cosa che secondo me le altre squadre non hanno. Senza nulla togliere alla Roma, sono più statiche e meno dinamiche. Loro hanno una marcia in più, secondo magari me. Bloccare forse, insomma, la fonte di gioco che era Piro, il capitano centrocampo, avrebbe potuto magari, insomma. Sì, quello abbiamo provato a farlo, ma secondo me non abbiamo demeritato né abbiamo mollato. Abbiamo giocato dal primo minuto, purtroppo abbiamo preso delle imbucate, altri errori su punizione. Sono una squadra di livello superiore, però secondo me mai come questa volta abbiamo lottato fino alla fine. Grazie mille Alessandro, ringraziamo Angelica Parascandolo per l'intervista, complimenti per la vittoria importante quest'oggi. Grazie, sì, molto importante, ci tenevamo molto a chiudere bene queste vacanze, andare a casa contente del nostro percorso che stiamo facendo benissimo e niente, tornare a casa comunque consapevoli di aver fatto bene fino ad oggi. Ecco, la prossima partita forse non sarà importantissima o fondamentale, però comunque dirà altro. Scontro contro la Roma, scontro diretto. Beh, lo scontro che decide un po' le sorti di questo campionato. Noi andiamo avanti per la nostra strada e ce la mettiamo tutta, poi si vede che migliora alla fine. Come ti trovi davanti con Strisciuglio Bassano? Mi trovo benissimo, devo dire la verità. Sono ragazze speciali fuori e dentro il campo. Sono dei fenomeni, andiamo d'accordo sia in campo che fuori. Grazie. Grazie a voi.